Ciro, che è successo? Perché stai urlando? Cioè, stai urlando? Cioè, perché stai saltando? Oggi che cos'è? È il tuo compleanno? Oh, cazzo, mi ero dimenticato. Cioè, sei sicuro che oggi non era tipo domani? Ah, è oggi? Ok. Preparerò una sopra... stavo dicendo... Aspetta, vado un attimo in cucina. Subito vengo. Mannaggia, mi chiede biechi, fammi chiamare un attimo a Peppa. Basta niente. Peppe! Oh, basta niente, ma chi è che sta chiamando al telefono a che sto... Da puttana... allora. Pronto? Ma chi è? Peppe, mi paro, fra due cazzo mi si incroci, perché era domani il compleanno di Cire, oggi! Manco calendari, se guarda! Ma che spacci, ma Peppe! E oggi penso che domani. Aspetta, richiamo dopo. Inizio già a preparare qualcosa. Non mi chiede perché se ne giù proprio scordato. La passa niente, Peppe. Ciro, tutto a posto. Ah no, stavo parlando al telefono con. Stavo con la salsiccia azzurra. Mio cugino, ci sentiamo dopo. Allora, mi chiede è morto. Secondo me quello mi inizia a sospettare. Ah, finalmente ho sistemato tutte le scatole. Mela! Peppa, puttana di mamma. Peppa, si può sapere mo che è successo? È compleanno di Ciro! Tu prepara il regalo, io vado a fare la torta! Peppa, non ci capite niente, va a fare la torta! Ah, ok, ci capite. Gaetano! Sì? Allora, siccome so che Mela sicuramente il regalo a Ciro, non lo compra il regalo a Ciro, perché che ha fatto? Si è imparato a parlare? No, è il suo compleanno. Però si è imparato a parlare? No. Ah. Allora glielo faccio io il regalo, perché sicuramente Mela adesso non fa un cazzo. Dammi tutto. 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 Sì, tutto. Mettimeli tutti quanti in un pacco regalo. Va bene. Ok, ecco fatto Peppe, tieni. Grazie Gaetano, senza di te non saprei che fare. Quando mi paghi? Quando tengo esordio. Ah, che bel regalo che ho fatto a Ciro. Sicuramente gli piacerà quello che c'è dentro. È una sorpresa, poi si vede cosa ci ho messo dentro. Si vede. Mela, ma ci hai fatto il regalo a Ciro? Sì, tu hai detto fai il regalo. E non me l'aspettavo che lo facevi veramente. E ho fatto una gran sorpresa. Vabbè, oggi è la giornata fortunata di Ciro dove c'ha due regali. Adesso la torta. La torta. Cioè, Ciro gli piace. Una salsiccia che mangia una torta. Vabbè, sto venendo. Quando vuoi per questa torta alla zucca? 100 euro. La faccio do cazzo, e che c'è Misarindo? E gettoni d'oro. Ti pago così. Accetti le bombe. Va bene, la prendo. Ok, mi piglio pure io la torta. Ok, mi raccomando, non farti male. Chissà come funziona questa bomba. Ok, Peppe, credo che sia tutto pronto. Accendi la candelina, subito. Intanto chiamo Gennaro. Vai Gennaro, fai venire Ciro, è tutto pronto. Ok Ciro, puoi aprire gli occhi. Sorpresa Ciro! Vai Ciro, soffia le candeline. Soffia, soffia. All'anima di te morto, non potevo soffiare, po' più piano piano. Vabbè, adesso apriamo i regali, Ciro, sei contento? Mi sa che è contento. Ciro, stai scendendo a tutto quanto. Ok, vediamo prima cosa ti ha regalato Gennaro. Guarda cosa ti ho regalato, Ciro. Sei contento, però non usarla adesso, quando è finito.
E ti ho detto di non usarla adesso. Assa niente. Vai, Ciro, adesso apri il mio regalo. Ti piace, Ciro, questo regalo? Sì, è contentissimo. Guarda qua. Che spettacolo. Ciro, non le scoppiare. Vai, Ciro, ora apri il mio regalo. Questo qua secondo me per lui gli piacerà. Allora ti piace il mio regalo, Ciro? Madò, quanto è contento! Ciro, mi raccomando, vai piano. L'assicurazione è già sta messa sopra, quindi ringrazia che te l'ho messa. Mi raccomando, guida bene. Mela, tu hai regalato una macchina a Ciro. Sì, perché? Che fa? È a Ciro. Mela, ci spostiamoci. Eh sì, Mela, spostiamoci. Non vi preoccupate, raga, la sa portare la macchina a Ciro. Comunque è contentissimo, gli abbiamo fatto il miglior compleanno di sempre. Dopo andiamo pure in piscina. Mela, se ti giri dietro, mi sa che in piscina ci andiamo. Cioè, a massimo non andiamo in piscina, andiamo al funerale. Perché? Che sta succedendo? Annaccia miseria, mannaccia! Ciro! Ciro, vai piano! Ciro, vai piano! Ciro! Ah! Alla numero compleanno!